Buongiorno amici, questa è la TV in diretta di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare di gossip, temi che ricorrono, personaggi che ritornano. Con noi Chiara Barin della nostra redazione di Quotidiano Net. Buongiorno Chiara. Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i navigatori di Quotidiano.net. Primo obiettivo puntato su Federica Pellegrini, campionessa olimpica e soprattutto personaggio da vetrina. Perché? Perché è stata vista aggirarsi nei corridoi di Mediaset e sembra che la nuotatrice sia stata protagonista della puntata zero di una sitcom, di cui però ancora non si conosce né il cast né i nomi. Non è la prima nuotatrice che approda in televisione, ricordiamo appunto di recente Filippo Magnini, che attualmente è inviato all'Isola dei Famosi. La stessa Pellegrini comunque nell'ultima settimana ha fatto molto parlare di lei, perché ha rifiutato una parte di protagonista in un film di Tinto Brass e perché è stata vista bellissima alle sfilate di Giorgio Armani a Milano. Ecco, io direi che Chiara, che al di là appunto di Magnini e dei nuotatori, c'è proprio una tendenza a recuperare gli sportivi, in particolare anche gli olimpionici, per poi proporli in trasmissioni televisive. Questo è stato fatto per esempio per la Vezzali, coinvolta in parecchie apparizioni TV, e anche per la Granbassi, che ora dovrebbe lavorare in TV con Santoro. Certo, ad anno zero, e penso che sia particolarmente interessante vedere questi personaggi che eccellono nello sport anche in altri campi e possono essere un simbolo positivo per la gente, non solo nell'ambito sportivo. Bene, adesso cambiamo totalmente scenario, parliamo invece di Davide Lippi, il figlio del CT della Nazionale, che avrebbe una passione per la ex di Stefano Bettarini. Un groviglio amoroso tra sportivi, ex sportivi e nuove partecipanti alla trasmissione Veline. Allora, Davide Lippi flirterebbe con Giorgia Gabriele, che ha partecipato alle selezioni per Veline, la quale è la ex di Stefano Bettarini. È davvero un groviglio. Un groviglio, e lo stesso Stefano Bettarini ovviamente non può stare a guardare e avrebbe puntato una finalista di Veline, Cristina Buccino, la quale però sarebbe già fidanzata e per nulla interessata all'ex marito di Simona Ventura. Quindi daremo un premio al primo che da Veline passerà alle commesse della Standa, ma questa ovviamente è una battuta. Ringraziamo Chiara Barin per la sua partecipazione. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Gossip.